Signore e signori, buonasera, buonasera amici, buonasera appassionati di futsal e benvenuti al Pala di Vittorio di Terni, dove per la quarta giornata della serie A2 Elite Girone B si affrontano T-Power Futsal Ternana ed Academy Pescara, dei giocatori molto esperti e è decisa a vendere cara la pelle. Manovra adesso la futsal, la palla persa da Corpetti e c'è il gol del vantaggio di Masi. Purtroppo inizia male. La palla riconquistata da Sachet che può partire, una ripartenza buonissima. Palla il capitano Giardini, la conclusione e c'è un'altra buona parata. Quindi sicuramente mister Pellegrini non sarà felice del risultato, ma sicuramente sarà felice di quello che vede in campo. Adesso però c'è un errore brutto, perché la palla è stata ripassata indietro al nostro portiere, come sapete. Si parte per la punizione, vedremo, è proprio Junior, c'è uno schema e purtroppo la palla entra in rete. C'è il raddoppio, uno schema che devo dire bellissimo, ed il gol è segnato da Capitan Coco Smith. Ecco qua Marrazzo, un bellissimo colpo di tacco e grande finalmente stavolta la... Perde però il pallone in maniera molto leggera e c'è il gol dell'eterno Junior e viene contestualmente chiamato un time out. Si è accomodato in panchina Junior, bellissimo l'intervento di Gomez Pozzo adesso a rubare il pallone. Fallo laterale ancora battuto da Liviero. Pescara fa girare palla e sale, molto bello l'intervento. Purtroppo hai attenzione, vediamo un intervento che però è costato un infortunio al giovane spagnolo Adrian Gomez Pozzo. Eccoci qua, pronti a ricominciare, riparte il secondo tempo. Palla ancora tra i piedi di Masi, si inserisce stavolta Marrazzo, si crea un buco, Masi va alla conclusione ed è purtroppo lo 0-4. La squadra dei Palucci schiera Calderolli e Bagliocchi. Punizione e la conclusione di Sachet. L'importante è che il giocatore che entra entri con la stessa maglia del portiere e con il suo numero. E incredibilmente per pochissimo Cilli non compie un capolavoro. Taglia dentro Radaelli, Sachet allarga per De Michelis, ce l'ha sul sinistro ma non conclude. Palla Radaelli, ancora girata su Sachet. Giardini, bravissimo, e ancora una grandissima imbucata di Radaelli. E sicuramente una gara molto attenta in fase di finalizzazione è riuscita a portare a casa una vittoria sicuramente nettissima nel punteggio.